Eccoci qui ufficialmente con il primo video del 2019. Il video che avete visto la settimana scorsa invece l'avevo registrato nel 2018. Questo invece lo sto registrando nel 2019. Come avete già visto dal titolo, si tratta di un recap dei miei regali di Natale e compleanno. Qui di fianco ho una busta con dentro tutti i regali. Ho deciso quest'anno di non dire chi mi ha regalato cosa, ma semplicemente di farvi vedere che cosa ho ricevuto in queste due feste. Prima di tutto vorrei partire però dal mio autoregalo di compleanno, ossia il PC nuovo. Sono un sacco contenta, è un Asus VivoBook Pro. Ho risparmiato praticamente per tutto il 2018 per riuscire a comprarmelo, per fare questo upgrade, per riuscire a montare anche un po' meglio i video, e sono molto contenta della resa che sta avendo. Se siete persone particolarmente attente, forse avrete un pochino notato il miglioramento del montaggio dei video. Vorrei ringraziare anche voi, perché anche voi mi avete aiutata a raggiungere la cifra per riuscire a prenderlo, per riuscire a fare questo piccolo upgrade per il canale. Passando ad altro, voglio restare sul tema PC. Questo PC avrebbe dovuto avere il lettore di impronte e io mi ero detta, ma sì, visto che costa tanto, devo spendere comunque tanto, almeno prendiamoci quello col lettore di impronte, così c'è una cosa in più. Arrivato, il PC non aveva il lettore di impronte. Sono rimasta malissimo, però ho detto alla fine, vabbè, si fa anche senza. Vi mostro questo piccolo regalo. Questo è un lettore di impronte a USB e mi è stato regalato per questa cosa, perché mi era spiaciuto tantissimo non avere il lettore di impronte su questo PC. E allora è stato pensato bene di regalarmene uno esterno e funziona tra l'altro benone, mi sto trovando davvero benissimo. È velocissimo davvero, sono stracontenta. Vi mostro questo, che tra l'altro ha lo sfondo di Nemi. Questo è il mio nuovo Huawei Mate 20 Lite. Da circa 6 mesi il mio vecchio cellulare, che era un Huawei P9 Lite, aveva iniziato a darmi un sacco di problemi con la batteria. Se mi seguite su Instagram l'avete visto spammato anche prima di questo video. Le altre cose cercate di tenervele un po' nascoste per non spoilerarvi troppo. Se ancora non mi seguite su Instagram, comunque qui sotto nell'info box trovate assolutamente tutti i contatti e tutti i siti dove potete seguirci. Lo sto utilizzando ancora da poco, ma per ora sono veramente veramente soddisfatta. Oltretutto ha una batteria che mi sta durando veramente tantissimo. Andiamo avanti. È una tavoletta grafica, una Wacom Intuos S. Era un sacco di tempo che non avevo una tavoletta grafica, ne avevo una anni fa, poi purtroppo non ce l'ho più avuta, e mi è stata regalata questa per il mio compleanno. Sto studiando moltissimo per utilizzarla al meglio, per fare disegni belli, e sto migliorando. Anche qui potete seguirmi su Instagram, perché ogni tanto metto qualche foto dei disegni che faccio. Qui sotto in info box trovate anche il link della mia pagina di Twitch. Sulla mia pagina di Twitch ogni tanto porterò delle live di disegno, oltre ad altre live. Se siete interessati o se siete curiosi, andate qui sotto e mettete anche il follow su Twitch. Su questa io ho in progetto di farvi un video a parte, quindi non ve ne parlerò tantissimo, vi dico solo che mi piace veramente tanto e sono molto molto contenta. Praticamente tutti i regali che mi hanno fatto mi hanno resa molto contenta. Sono una persona che di base è molto molto contenta quando le fanno dei regali, perché non do mai per scontato che ci saranno dei regali, e quindi sono contenta. Comunque, andiamo avanti. Danna Bianca di Jack London è un libro che mi piace veramente tantissimo, e anche di questo ce ne avevo una copia, però poi non ce l'ho più avuta per svariati motivi, e mi è stato regalato. Sono molto molto contenta, ora potrò rileggermelo tutto. I libri di Jack London, almeno quei due che ho letto, mi sono sempre piaciuti moltissimo. Adesso non vedo l'ora di trovarmi un po' di tempo per rileggermelo. Poi vediamo che c'è. Ho pescato questo di Kiko, contiene un lip gloss e un base top coat per unghie, sono sempre utilissimi. Qui abbiamo la cassa Bluetooth della JBL, questa dovrebbe essere, se non sbaglio, la JBL Duego. Io questa la utilizzo nel montaggio dei video, la utilizzo tantissimo per cercare di sentire meglio i volumi, il volume del parlato e il volume della musica di sottofondo, perché purtroppo con le casse del portatile non mi sono mai trovata
benissimo. Quindi questa mi è davvero davvero utile. Oltretutto l'abbiamo utilizzata a Natale per mettere un po' di musica natalizia in tutta la stanza. È tornata veramente utilissima. Poi abbiamo questo piccolo oggettino della Thun. Io di queste cose della Thun non ho mai avuto nulla. Questo mi è piaciuto veramente tantissimo, non me lo sarei mai aspettata. Se mi conoscete un pochino ormai, se mi seguite da un pochino, sapete che io adoro il Natale. Ricevere questo oggettino della Thun con Babbo Natale e la renna mi è piaciuto veramente tantissimo. Adesso non vedo l'ora che arrivi il prossimo Natale per poterlo mettere in giro, ma credo comunque che lo terrò sempre fuori. Non credo che lo metterò via con le decorazioni di Natale, perché mi piace veramente tantissimo. Stiamo arrivando alla fine. Libri sul disegno. Uno è per imparare a disegnare i cibi, un altro sulla prospettiva e l'altro ancora è sull'equilibrio e la dinamica dei corpi. Avevo già libri di questa collana, purtroppo anche questi non li avevo più, e mi sono stati regalati, legati al regalo della tavoletta grafica. Sono curiosissima di iniziare a leggerli e di iniziare a mettere in pratica le cose. Contentissima. Ora dovremmo essere all'ultimo regalo. È questo scialle in cashmere. Io l'ho provato e mi piace tantissimo. Adesso dovrò solo riuscire a capire un po' quando utilizzarlo. Però mi piace tantissimo. È morbidissimo ed è una di quelle cose che non mi sarei mai aspettata. A parte cose chieste proprio di preciso, non mi sarei mai aspettata niente di tutto questo. Sono stata veramente veramente contenta. Voi che cosa avete ricevuto per Natale? Fatemelo sapere qui sotto, perché sono estremamente curiosa. Qui sotto vi ho messo qualche link di queste cose, non tutte sono riuscita a trovarle e alcune invece ho deciso di non cercarle io, perché preferisco non sapere i prezzi delle cose. Alcune cose magari già le conoscevo e me le sono cercate per mettervi il link qua sotto, altre ho deciso di no. Se vi serve qualcosa controllate qui sotto in info box. Con questo video direi che è tutto. Ho deciso di stare qui davanti al mio albero di Natale perché sarà l'ultimo video a tema natalizio. Il prossimo video sarà a tema anno nuovo. Salutiamo il mio alberello di quest'anno e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti!